malattia, quindi garantendo un controllo diretto sulla stessa da parte della società partecipata. Prima di chiudere, però, sulla delibera che vi è stata consegnata, che stavo a presentare, devo proporre un emendamento all'ultimo punto dove propone, propone. Ci siete? Al punto propone, cominciamo, io l'ho numerato perché per dare anche una sequenza logica ai punti. 1. Di rendere parte integrale e sostanziale quanto riportato nel preambolo. 2. Autorizzare il sindaco e l'amministratore unico della SGT Multiservizi SRL a costituire una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con capitale sociale di euro 10.000 al 100% della SGT Multiservizi SRL con la seguente denominazione sociale: SGT Sport SSD a responsabilità limitata, stabilendo la sede legale presso il complesso sportivo di Via Ciafarda senza numero civico, cui affidare la gestione della piscina comunale. Punto 3. Di dare atto che il controllo analogo è svolto dalla stessa SGT Multiservizi SRL. Punto 4. Di sostituire il punto così come scritto, perché non è chiaro rispetto al punto numero 2, cioè mentre nel punto numero 2 diciamo affidare la gestione della piscina comunale, qui invece praticamente riporta solamente attività natatorie, accessorie, eccetera. Quindi io intenderei precisare il punto 4, quindi sostituire il testo così come è stato presentato con questo. Punto 4, di stabilire che la costituente società sportiva si occuperà dell'intera gestione degli impianti natatori comunali. Ci manca un punto, punto 4 non era punto 4 è stato atto altresì. No, no, perché poi quello diventa 5. Sì, io ho detto 1, 2, 3, 4. No, si è arrivato a terzo. Poi il 4 diventa 5 e quindi. Sì, quindi sostituiamo il quinto. Sì, l'attuale quinto che diventa 4. In questo modo, quindi di stabilire che la costruzione della sportiva si occuperà dell'intera gestione degli impianti natatori comunali, il punto 5 diventa di dare atto altresì che la nuova modalità di gestione della piscina comunale non comporta oneri aggiuntivi che possono gravare negativamente sugli esistenti equilibri di bilancio, né oneri nuovi ed ulteriori a carico della città e della società in house. E il punto 6 rimane uguale. L'emendamento te lo rileggo, come prendo l'appunto, me faccio una mia analisi e poi faccio una suggestione. Lo devi dettare sicuramente, sì, per registrazione. Hai capito? Punto 4, di stabilire che la costituente società sportiva si occuperà dell'intera gestione degli impianti natatori comunali, che è in linea col punto 2, dove parlava qui affidare la gestione della piscina comunale, quindi la gestione della piscina significa attività tecnica e attività sportiva. Siccome sotto mancava questa specifica, allora è meglio essere coerenti col punto 2, quindi punto 2 e punto 4. Volevo chiedere, faccio fuori microfono, il punto cambiato che proseguiva, quindi di questo è stato tolto tutto? Sì, sì, togliamo. L'idea accessoria adesso finalizzata a ottimizzare la gestione e valutare l'opportunità di concedere spazi d'acqua. Questo rimane, la gestione dell'impianto e valuterà l'opportunità di concedere. Quindi è una parte del campo. Dove si è scritto mediante società sportiva dilettantistica si occuperà della gestione delle attività natatorie ed agonistiche, vedi, ci sostituiamo questa parte natatorie comunali, okay. Valuterà fino ad agonistiche togliamo e ci sostituiamo questo, okay.
poi scriviamo il testo, che noi ce lo scriviamo, e valuterà l'opportunità di concedere spazi d'acqua ad altre associazioni sportive nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, promozionalità e pubblicità. Sono stato chiaro adesso, se no lo vediamo. Il punto quindi 4 precedente diventa 5, è solo una questione di... Sì, apposta. Come era la frase completa, quella era una parte, no. Quindi per le motivazioni che vi ho espresso chiedo l'approvazione di questa legge. Grazie. Apro a questo punto le discussioni e in merito alla proposta appena ascoltata. Prego, la parola al consigliere Pino Costantini. Grazie. Non posso ribadire il punto precedente, cioè le difficoltà di votare questo tipo di delibera per quello che poc'anzi ho detto. Veramente in ritardo, ribadisco che non è un problema nostro se siamo qui oggi a Ferragosto. Chiaramente ribadisco che potevano essere valutate prima e c'erano i tempi per valutarle prima. Non so se da oggi al 17 quali vantaggi avremo nel votarlo oggi o martedì 17 la mattina. Vabbè, detto questo in premessa, da quello che abbiamo potuto valutare questa mattina, la proposta è di un ritorno sostanzialmente al passato con le dovute proporzioni, da una gestione affidata a un soggetto, riportiamo in house quella che è una gestione. Allora si chiamava polisportiva, con le dovute proporzioni dei dovuti tempi e le dovute differenze, ma sostenevamo noi allora che una gestione diretta, al di là dei vantaggi fiscali, aveva la possibilità di controllare al meglio quello che dicevi poc'anzi, Presidente, di fare iniziative, altre proposte, e come sempre avviene il controllo diretto va a valutare meglio le varie opportunità. E questo lo dice chiaramente anche il Presidente della Multiservice Pace nel passaggio in questa relazione che ho visto stamattina, quando dice che questa soluzione consentirebbe di giovare di vantaggi, agevolazioni fiscali, alla legge di conoscere le attività sportive, condizioni che siano gestite con la forma della società sportiva dilettantistica, per la quale la legge stessa detta una disciplina speciale. Quando dicevo società rispetto all'associazione, chiaramente il vantaggio è questo, mentre le associazioni non hanno dei vantaggi fiscali. Si sottolinea inoltre che la soluzione ipotizzata configurerebbe un modello di gestione ottimale sia sotto il profilo societario e tributario, che risulta essere più vantaggioso in termini economici, per l'insieme di amministrazione comunale e società partecipata. Infatti la neocostituita SSD, poi non so se è stata già costituita, ne lo chiederò dopo, andrebbe a introitare i ricavi derivanti dalle rette versate dagli iscritti alle varie attività. E dall'altro lato si sobbarcherebbe tutti i costi di gestione della struttura, dalle utenze al personale tecnico e operativo. Questo consentirebbe all'SGT di avere un'importante e complessa voce di costo in meno da gestire e reintegrare all'interno del cittadino dello sport eventuali utili, che sostanzialmente era il modello gestionale che avevamo adottato prima nel passato. Abbiamo criticato sempre la gestione San Giorgio, non perché personale o quant'altro, perché era un modello che non funzionava e oggi ce ne state dando la dimostrazione. Che gestire in house questo tipo di risorse, se fatte bene vanno meglio, ma entro ancora di più nella problematica, perché lo stesso Pace recita che è necessario adottare scelte che consentono di svolgere la medesima attività di promozione sportiva svolta sino ad oggi, ma anche di effettuare incassi tali da coprire costi di gestione che per troppo tempo
sono stati contabilizzati dalla partecipata del Comune, ma non a vantaggio di essa. E qui apro un grande punto di domanda. A vantaggio di chi? Lo chiedo al sindaco in primis e ad altri. A vantaggio di chi questi introiti? E se c'è questo tipo di relazione, abbiamo indagato su dove sono finiti i soldi? Questa è una prima richiesta che faccio, poi se mi riuscite a dare una risposta è gradita. Allora, altre domande sono: la SSD, come dicevo prima, se è stata già costituita, se prevede un costo a livello amministrativo gestionale dei vertici, quindi non conosco, quindi era una richiesta per capire bene la situazione. Credo che preveda figure amministrative, da quello che ha detto il Presidente prima, ma soprattutto chiedo la garanzia dei posti di lavoro. Ho sentito parlare di bandi amministrative di rapporto. Grazie all'applauso, ma lo chiedo, sono fatto così non per ricevere gli applausi, ma lo chiedo veramente perché ci tengo. È stato detto dal Presidente che la piscina funziona bene, è un struttore che va bene, quindi credo che non ci sia la necessità di ricercare personale tecnico dagli addetti natatori ed altro, quindi è una struttura che funziona, è un passaggio, da quello che ho capito, di riportare una gestione diretta. Quindi quando mi si parla di personale mi preoccupo un po'. E quindi qui chiedo un formale impegno da parte dell'amministrazione e del sindaco che quel personale, indipendentemente da come si è entrato nella piscina, e non voglio entrarci, indagare, non mi interessa, perché quando uno lavora ARA bisogna rispettare quel posto di lavoro, e quindi siccome ce l'hanno credo che faremo buona cosa, visto che l'impianto funziona, lasciare almeno queste considerazioni, questi posti occupazionali, perché nella delibera si parla anche di autorizzare la società a reperire sul mercato le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività natatorie, quello che dicevi prima. Quindi questo è un passaggio che non mi può trovare d'accordo. O ampliamo la piscina o facciamo altri servizi e quindi necessiterà altro personale, perché delle due l'una, o non è vero quello che ha detto prima il Presidente, che la piscina funziona bene, oppure c'è dell'altro. E poi si fa riferimento anche alle figure amministrative, in forza alla società proprietaria, mediante sottoscrizione di contratti di collaborazione a forme di lavoro flessibile nel rispetto della normativa vigente. Mi riferisco al personale, ecco, di demandare alla SGT e alla costituente società l'analisi costi-benefici di un eventuale utilizzo nella società sportiva di personale già impiegato nella partecipata. Che succede? Che il personale che è sulla partecipata, entrando la SSD, quel personale potrebbe rischiare di andare fuori. Questo dice la delibera. Allora, se quella piscina funziona, no, ma mi fa piacere quando dite no, perché vuol dire che quel personale che si trova lì è quello che a me mi preoccupa, lì troverà reimpiego nella SSD. Questo leggo nella delibera, quando si chiede di ricercare nel mercato e di valutare costi e benefici della società sportiva. Presidente, era una preoccupazione che non si è legittima. La chiariamo, no? Mi fa piacere che approfondisci certi aspetti. Ma certamente credo che sia l'obiettivo non solo mio, ma di tutti, insomma. E una parentesi sugli affitti degli spazi d'acqua, perché anche qui c'è un passaggio relativamente agli spazi d'acqua. Era proprio il punto toccato prima, nonché accessorio ad esse, finalizzato ad ottimizzare la gestione dell'impianto e valuterà l'opportunità di concedere spazi d'acqua ad altre associazioni sportive nel rispetto dei principi, eccetera, eccetera, economicità. E c'è un limite di affidamento
o potremmo affidare totalmente a un'altra società tutta la gestione, voglio dire? Potrebbe la SSD, come si chiama, affidare, vista l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità, potrebbe affidare il 100% a un'altra società? Questo? Sono tranquillo nel poter dire che non è così? Oppure dobbiamo precisarlo meglio? Cioè, se la SSD gestirà e gestirà bene, quando vorrà affittare gli spazi d'acqua come ci sono oggi, credo che sia opportuno mettere un limite, quantomeno valutare una percentualità che non vada oltre una certa occupazione della piscina. E quando si va ad occupare la piscina, credo che ci siano anche delle priorità da rispettare per l'utilizzo della gente locale. Cioè, sono d'accordo sugli spazi d'acqua, ma la priorità per la gente del posto, quindi di non avere una piscina in orari difficili, si ha anche tenuto conto, voglio dire. Se affittiamo gli spazi d'acqua, sono d'accordo, da qualsiasi provenienza, tutti sono ben accolti, ma non cerchiamo di penalizzare la gente del posto. E quindi anche qui chiedo di mettere una particolare attenzione. Sugli utili me lo auguro, questo si vedrà, non siamo, ripeto, nelle condizioni, benché lo schema l'abbia letto, che prevede la parità di bilancio a 900, trattando anche la tariffa bassa, dove mi trovo d'accordo nell'applicare chiaramente la tariffa più bassa, perché con l'attuale numero di utilizzo raggiungeremo sicuramente la parità, ma sono numeri che purtroppo non ho avuto il tempo tecnico di analizzare, quindi di applicare, e l'eventuale utile, non so se tecnicamente sia possibile reinvestirlo in altre strutture o solo nella struttura stessa, questo è un approfondimento tecnico. Essendo una SSD che non dovrebbe fare utile, l'utile c'è un passaggio tecnico, però ripeto, questo è un altro dettaglio. La preoccupazione principale è che l'indirizzo potrebbe essere quello giusto, ribadendo la non possibilità di analizzare a fondo. La preoccupazione più grande, e qui chiedo un formale impegno da parte dell'amministrazione, è quella di assolutamente conservare le attuali figure che esistono all'interno, perché è stato detto poc'anzi che la piscina funziona, quindi sia dell'aspetto tecnico che l'aspetto funzionale e amministrativo di considerare chi è oggi multiservice, chi è San Gio, in questo riguardo il rispetto totale del personale addetto. Grazie. Grazie. Chiede la parola il consigliere Mario Cuduti. Grazie. Allora, innanzitutto anche io ho ricevuto i documenti tardi, quindi... Così si sente, no? Con gli utili della piscina che abbiamo visto. Allora, grazie, quindi riprendo. Dicevo che anche io non ho avuto la possibilità di approfondire, avendo ricevuto il documento tardi, però più o meno ci siamo fatti un'idea di quello che il documento prevede. Io vorrei partire il mio ragionamento, far partire il mio ragionamento da un concetto, ovvero lo Stato, quando l'organizzazione, tutta la nostra organizzazione, ha previsto la costituzione di, cioè l'utilizzo
di società sportive e associazioni sportive al fine di stimolare lo sport. Cioè, l'obiettivo dell'utilizzo di un'associazione sportiva, l'obiettivo stesso di utilizzo di una società dilettantistica sportiva è quello di, dovrebbe essere quello, di portare avanti un progetto sportivo, di far crescere lo sport, di stimolare lo sport, quel tipo di sport, varie tipologie di sport nella gente. L'analisi che viene fatta leggendo il documento prodotto dalla Multiservizi, che propone, e poi la delibera, che praticamente indica la società sportiva dilettantistica che viene costituita come un toccasana, ma l'obiettivo principale è quello di poter accedere agli sgravi economici. Cioè, noi utilizziamo una società sportiva non tanto per il concetto dello sport, ma per il risparmio economico che questa ci permette. Cioè, quindi arrivo al dunque. Cioè, il Comune ha deciso, in base alle indicazioni date dalla Multiservizi, di costituire una società sportiva dilettantistica non per stimolare lo sport, ma per diminuire i costi dello sport, dando per scontato che grazie alla società dilettantistica sportiva noi avremo tutta una serie di agevolazioni fiscali, ottenere vantaggi economici di ogni tipo, ridurre i trasferimenti, ma comunque abbiamo costituito una società sportiva dilettantistica e non abbiamo parlato di sport. Abbiamo costituito una società, almeno da quello che viene fuori, una società sportiva dilettantistica per pagare meno tasse. E oltretutto pensiamo, nei punti successivi, diciamo che demandiamo alla SGT e dalla costituenda società l'analisi dei costi-benefici e un eventuale utilizzo società costituita del personale già impiegato nella partecipata, come per dire, cioè, sembrerebbe pensiamo, diamo la possibilità alla SGT di fare ulteriori risparmi trasferendo parte del personale attualmente utilizzato nella gestione della piscina, lo trasferiamo a questa nuova società, così paghiamo meno tasse, così costa meno il personale, non tenendo presente che non una ma tante pronunce dicono che le agevolazioni fiscali, le agevolazioni prodotte da queste, che queste società ci permettono di avere, non sono scontate, ma non si applicano ai dipendenti e ai co-co-co. Non si possono applicare nella stessa società o associazione a quelle figure inquadrate come professionalità, cioè quelle figure che svolgono nelle associazioni delle professionalità. Quindi le stesse figure professionali che possono avere questi benefici fiscali, che sono alla base, sembra, della generazione di questa società, questi ruoli sono precisi e sono indicati precisamente in tutti i documenti che descrivono i vantaggi che si possono ottenere dall'utilizzo di una società e che sono limitati a 7.500 euro. Quindi chiaramente la concessione delle agevolazioni quindi non è automatica, noi qua lo diamo per scontato e cerchiamo di spostare, almeno ripeto, dalla lettura che si è potuta dare in maniera veloce da questa documentazione. Ma la cosa più importante è che praticamente miriamo a costruire una società non per stimolare uno sport, una società sportiva, non per stimolare uno sport, ma per diminuire i costi dello sport. Un po' di tempo fa il Consiglio Comunale precedente aveva stabilito di costituire una commissione che si occupasse pian piano di analizzare tanti aspetti dei servizi della Multiservizi che SGE, le società partecipate, insomma, gestivano nel nostro comune. Questa commissione si è riunita e ha dato al primo punto, ha consigliato, ha tirato come linea guida
L'affidamento della gestione della piscina, la Commissione, dopo un'attenta discussione, decide che la piscina, che la gestione economica, debba essere, a differenza della precedente gestione, tenuta esclusivamente dalla municipalizzata. Quindi la Commissione aveva parlato di una sorta di divisione da quello che è sport e economicità. Aveva cercato, in base a quello che si era detto, ok, cerchiamo, perché nel punto 2 si diceva che un eventuale bando, un'eventuale richiesta della figura professionale, quindi della SST o dell'associazione o della SST, che avrebbe in un modo o nell'altro dovuto gestire la parte rimanente, cioè la parte puramente sportiva, agonistica e di scuola di nuoto, l'avrebbe dovuto fare una società o un'associazione, e la parte economica l'avrebbe dovuta fare la SGT, assieme a tutta la manutenzione tecnica e tutto quello che ritiene. Quindi praticamente i primi due punti, praticamente sembra, da quello che si legge qui, leggermente disattesi, perché non c'è nessun bando, viene costituita una società interna al comune, i cui obiettivi non sono stimolare lo sport, o perlomeno sarà secondario, terzo, non lo so, comunque non sono stimolare lo sport, ma sono abbassarne i costi, lavorando sempre per aumentare il precariato, per aumentare quel tipo di assunzioni che sicuramente non saranno delle migliori. O comunque sia, viene disatteso, perché nella delibera praticamente si parla della costituente società sportiva di affidare sia la parte economica che la parte gestione, tant'è che l'ultimo punto modificato sembrerebbe mirare proprio a questo tipo di modifica. Ripeto, non l'ho neanche scritto, perché comunque sembrerebbe oltretutto mirare a questo tipo di modifica, cioè abbiamo cambiato rispetto alla precedente situazione il nome della società che va a gestire. In precedenza era una società privata costituita da altri, ma che comunque gestiva la parte economica, quindi la raccolta dei fondi, la raccolta dei soldi dei pagamenti dei vari utenti, e la parte sportiva e di scuola. Adesso la facciamo al nostro interno, la facciamo come tutta proprietaria. Nella specifica della multiservizi vengono riportati alcuni punti che ancora di più sottolineano questi dubbi. Infatti la neocostituenda SST andrebbe a introitare i ricavi derivanti dalle rette versate degli iscritti nelle varie attività. Nel punto 1, ripeto, della commissione c'era scritto che la commissione considerava che sarebbe stato più giusto, proprio per cercare di fare una cosa diversa, che i fondi e la gestione economica l'avrebbe dovuto fare la SGT, lasciando la linea di confine tra la gestione economica e la gestione sportiva. La gestione sportiva l'avrebbe dovuto fare questa associazione sportiva, qualunque essa sia, non è che ce la dobbiamo fare, vogliamo fare, volete, avete deciso di farla, non c'è proprio un'associazione sportiva che si debba occupare dello sport. Nel momento in cui a un'associazione sportiva andiamo a caricare la gestione della contabilità, la gestione tecnica dell'impianto, la gestione manutentiva dell'impianto, qualunque altro tipo di lavoro andiamo a caricare su questa associazione, su questa società, è chiaro che questa società alla fine del mese deve produrre degli utili, dei guadagni, dei ricavi per poter pagare tutti i dipendenti. Rischiamo di spingere questa società sportiva, più che pensare allo sport, di arrivare a fine mese, cioè di fare i conti per poter pagare tutte quelle che sono le spese che gli abbiamo caricato, e che potenzialmente diamo possibilità a SGT e alla nuova di spostare del personale di SGT sulla nuova società. Quindi, concludo. Io non so perché dai documenti non si riesce a leggere.